La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio che andiamo a consegnare è quello di studio professionale dell'anno, diritto societario. E il premio va a Covino & Partners. E allora li attendiamo sul palco. E intanto leggiamo la motivazione di questo premio, ricordiamo studio professionale dell'anno diritto societario per essere un'eccellenza nel settore del diritto societario per la professionalità, il dinamismo, la flessibilità e il continuo focus sul cliente. Complimenti Covino & Partners, eccoli qua, arrivano accompagnati da Alessio che come vedete oramai muove strumento e moonwalking. Manco fosse Michael Jackson, eccolo qua. È più o meno c'è perché ha gli occhi pure dietro Alessio, Sì, sì, sì. Eccoli, complimenti. Buonasera, complimenti. Benvenuti, allora, adesso vi diamo il premio, grazie. La linea credo che sia questa davanti, giusto, esattamente. Fate un po' di passi avanti, questa linea tenete come riferimento, via le mascherine e foto, tutte per voi. E un applauso anche a Covino & Partners. Che rompono il ghiaccio, diciamo così, con i premi. Le fotografie, mi raccomando, la scala qui a sinistra. Prego, grazie a voi naturalmente, buona serata. E il nostro staff vi accompagna all'interno, insomma, dietro le quinte di Palazzo Mezzanotte. Siamo in compagnia del dottor Gianluca Covino, managing partner di Covino & Partners. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Ecco, questa sera il vostro studio ha ottenuto il riconoscimento nel settore del diritto societario. Come commenta questa vittoria? È sicuramente un riconoscimento che ci gratifica molto. È anche un riconoscimento per la strada e il percorso che la nostra società ha fatto. Noi siamo una società tra professionisti e abbiamo la peculiarità di avere 3 abilitazioni professionali. Siamo una società tra commercialisti, una società di revisione e una società di engineering. Operiamo in tutti e 3 i settori in un modo ordinario, quindi nelle attività classiche che svolgono tutti i professionisti, abbiamo però delle attività specifiche in settori per operazioni straordinarie. Abbiamo avuto il piacere, l'onore, insomma anche l'orgoglio di avere incarichi su operazioni societarie fino a 10 miliardi di euro nel settore bancario. Abbiamo anche partecipato come esperti operazioni di fusione nel settore aeroportuale, che per una società giovane come la nostra è comunque un motivo di orgoglio. Le 3 specializzazioni insieme ci hanno consentito di sviluppare una metodologia di consulenza che noi chiamiamo Deven, che è una metodologia proprietaria che consente di integrare i servizi delle più recenti tecnologie informatiche, principalmente Process Intelligence e Process Mining, alle attività classiche dei commercialisti e dei revisori. E questo ci ha consentito, insomma, fino adesso, di avere delle particolarità che ci consentono di essere presenti su un mercato partecipato da grandi aziende, anche noi cerchiamo di affacciarci. Ecco, il vostro studio opera anche nel settore della ricerca e sviluppo, per cui le chiedo in che modo e quali sono le vostre attività in questo ambito. Sì, la ricerca e sviluppo principalmente è collegata all'area engineering. Noi per engineering intendiamo principalmente l'ingegneria informatica e l'ingegneria dell'informazione. Abbiamo una forte esperienza nel settore del process mining, che in realtà è proprio una nuova branca dell'ingegneria dell'informazione, e partecipiamo anche alla comunità scientifica mediante il nostro socio che è un ingegnere e tramite contratti di ricerca che abbiamo con Primaria Università, principalmente operiamo con la Sapienza di Roma. Oltre a sviluppare, ovviamente applichiamo le tecnologie che sono comunque già presenti sul mercato e hanno delle applicazioni con strumenti software maturi che si trovano sul mercato.
e combiniamo le due cose facendo anche divulgazione scientifica, quindi cercando di proporre alle grandi aziende che vogliono affacciarsi a queste nuove tecnologie delle modalità per capirle, comprenderle e approfondire come possano essere applicate i risultati che possono portare in azienda. Ecco, cosa ci può raccontare invece rispetto alla startup innovativa ATV e rispetto al network professionale Edelton? Allora, come la società tra professionisti, Covino & Partners, ha deciso un paio d'anni fa di investire in una startup innovativa che poi era sempre espressione anche di parte dei soci dell'STP e che si occupa principalmente della ricerca nel settore dell'ingegneria informatica per sistemi DSS, cioè Decision Support System, e sempre nel settore del process mining e del process improvement. L'investimento di Covino & Partners ovviamente ha fatto un aumento di capitale che per ATV è importante ovviamente, ha consentito anche adesso di sviluppare nuove tecnologie o integrare nuove tecnologie che in Italia ancora non sono presenti, principalmente per la gestione delle control room virtuali, che diventano sostanzialmente dei centri di comando gestiti a livello completamente informatizzato e virtualizzato e che in alcuni casi possono anche essere utilizzate, quindi sfruttate tramite le nuove tecnologie di Google Glass o dei visori 3D. Progetti e obiettivi per il futuro? Abbiamo come obiettivo lo sviluppo delle attività sicuramente della Covino & Partners. A inizio anno abbiamo costituito insieme ad altri 7 soci fondatori Edelton, che è una rete tra professionisti multidisciplinare con presenze in tutta Italia, anche se in questo momento principalmente Roma e Milano, e che ha l'obiettivo di portare i servizi sia di tutti i professionisti fondatori, sia nuovi servizi derivanti dall'aggregazione ovviamente dei vari studi, a livello nazionale e internazionale. In questo momento Edelton conta su 7 soci fondatori per un totale di 10 studi, perché uno dei soci fondatori a sua volta è una rete tra professionisti, quindi siamo una rete di reti in questo senso. E contiamo circa su uno staff tra soci, partner e staff dei vari studi di circa 80 persone. E stiamo cominciando a impattare il mercato in Italia e anche all'estero tramite la valutazione della partecipazione ad alcuni network con cui siamo in questo momento in trattativa.